Allora, è arrivato un avviso di sfratto dalla nuova amministrazione. Come mai? È perché ormai noi sapevamo tutti che doveva prima o dopo arrivare questo annuncio purtroppo brutto, in quanto l'università, dopo un ultimo stanziamento di 900.000 euro, quindi è reale la prosecuzione dei lavori all'interno della caserma Pierantoni per realizzare uno studentato per l'università d'Annunzio. Adesso noi delle associazioni ne siamo diversi, per un totale quasi di 4.000 iscritti fra tutte le associazioni, chiediamo, come abbiamo chiesto anche in passato, la possibilità di collocarci in maniera diversa in altre strutture della città, e ce ne sono diverse. Sono un bel po' di associazioni che comunque hanno sempre dato un buon contributo, un ottimo contributo a Chieti dal punto di vista anche culturale. Chi non riconosce che le associazioni danno sempre un contributo gratuito, fra l'altro, come nel mantenimento della struttura stessa. Difatti noi qua abbiamo elettrizzato l'apertura del cancello principale a nostre spese. La vecchia amministrazione ci aveva promesso un rimborso, ma che non è arrivato. Quindi, vabbè, là, non polemizziamo, noi vogliamo solo sapere, una volta per tutte, di che morte devono morire queste associazioni all'interno della Pierantoni.